E allora iniziamo con un canto, mi raccomando, tanta gioia, perché il Signore è qui. Io so che il Signore è qui, in mezzo al suo popolo. Io so che il Signore è risorto, non è qui. Invece è qui o non è qui? Non è qui come morto, ma è qui come vivente. Come dice l'Apocalisse, io ero morto e sono vivo. Bene. Ha preso possesso. Ti ringraziamo, Signore. Vogliamo iniziare questa giornata in Eucaristia, cioè in ringraziamento, che è l'atteggiamento fondamentale dell'uomo che è in Cristo, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il dono della vita, per il dono della grazia, per il dono della gloria, tre doni che segnano il cammino nostro. Tu sei fatto nascere, e quando eravamo nel peccato ci hai mandato il tuo Figlio, e siamo stati trasbordati dal regno delle tenebre nel regno della luce, dal regno della morte nel regno della vita nuova. E adesso ci prepari un regno meraviglioso. Già ce l'hai dato. Qui siamo entrati in questo regno, ma ancora quello che tu prepari per noi non abbiamo neanche potuto sognare, perché supera qualunque desiderio dell'uomo, qualunque aspettativa dell'uomo. Ti ringraziamo, Signore, per questo triplice dono. Sono le tre pietre miliari della nostra esistenza: la chiamata alla vita, la chiamata alla grazia, la chiamata alla gloria. Ti benediciamo perché tu sei un Dio che consola il tuo popolo, cioè trai sempre l'uomo dalla sua solitudine. Il credente non è mai solo, perché ha sempre te vicino, non solo, ma a te dentro di sé. Ecco, io sarò con te fino alla conclusione della storia, fino alla fine del mondo. Signore, tu non lasci mai solo l'uomo, ed è per questo che noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti glorifichiamo. Lode, gloria, onore a te, Signore. Alleluia. Dicendo: Santo, Santo, Alleluia. Santo il Signore, Dio degli eserciti. Tutti insieme lo e gli stipiti del Tempio tremavano, gloria, e il Tempio fu riempito di fumo, santo e un fuoco ardente era sotto i piedi di colui che sedeva sul trono. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, la tua gloria riempie questo santo Tempio. Gloria e onore a te, Signore, insieme con gli angeli e i santi noi cantiamo questa mattina. Lode, gloria e onore a te, Signore. Alleluia. In quel tempo erano deserte le strade, i viandanti deviavano in sentieri tortuosi. Era cessata ogni autorità, fin quando sorsi io, Deborah, fin quando sorsi come madre in Israele. Sì, o Signore, Tu hai mandato nella figura di Deborah Maria in mezzo a noi. Ed essa dice questa mattina a tutti, quando tutto sembra nella confusione, quando la battaglia sembra perduta, Dio ha mandato me. Sono io, Deborah, sono io che sorgo come madre in Israele, sono io che prendo il comando e riconduco il mio popolo alla vittoria contro Sisera e contro le forze coalizzate. O Signore, noi siamo stati consolati con la venuta della madre, siamo stati salvati con la venuta della madre. Una madre sorta in mezzo a noi, una madre che si prende cura dei suoi figli, una madre forte, una madre
che è come un esercito schierato a battaglia, una madre che guida il suo popolo alla vittoria. O Maria, madre nostra, sì, sei la donna della preghiera, ma sei anche la donna del combattimento. Tu preghi e inviti tutto il popolo a pregare. Tu con la tua presenza consoli il tuo popolo, ma tu sei la forza di Dio. Tu trascini tutto il suo popolo e tutto il tuo popolo verso la vittoria contro le forze del male, per la vittoria di Cristo, per la salvezza di tutti. Ed è per questo che noi ti salutiamo, Maria, in questo momento, Madre nostra. Alleluia. Ecco, concludiamo questo momento di preghiera. Sì, Gesù con noi, Consolatore, io sono sempre con voi. Gesù è con noi, non siamo soli. Gesù con noi è nella nostra vita, è dentro il nostro cuore, in tutte le nostre attività. Signore, ti ringraziamo perché sei con noi, sei l'Emmanuele, un Dio con noi. Ti benediciamo perché questa mattina ci hai proiettato la figura di nostra madre. Tu sei il nato da Maria. Maria, nostra madre, è qui questa mattina. E l'insegnamento appunto sarà su Maria, madre del Cristo, madre nostra, madre consolatrice del suo popolo, madre che guida il popolo verso la vittoria finale contro le forze del male e contro il peccato. O Maria, vogliamo chiudere questa preghiera così con la luce che viene da te, luce che è la luce di Cristo. O Maria, luminosa figura che ti stagli davanti a noi, noi ti benediciamo, ti glorifichiamo e benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito che ti è dato a noi. Amen. Che diventa forte nell'annuncio profetico. Consolate, consolate il mio popolo. Il popolo di Dio ha bisogno di essere consolato. Questo popolo che Lui si è scelto, ha plasmato, ha chiamato, ha bisogno di essere consolato. Gesù è espressione concreta di questa consolazione. Gesù ci rivela pienamente la consolazione del Padre, ci rivela il Padre. Ci rivela il Padre, ma ci dona una Madre. Attraverso il profeta Isaia sentiamo come una madre consola il figlio, così io vi consolerò. Dio è il consolatore. E questa sua azione di consolazione, ho detto, si manifesta in tanti modi. Ed ha l'aspetto paterno, ma anche una dimensione materna. Pensate al testo di Isaia, dove questa tenerezza di Dio si manifesta proprio con atteggiamenti che sono materni. Dio che si piega per condurre per mano Israele. Dio che imbocca Israele e quindi consola Israele. La consolazione è un mandato privilegiato della madre. E noi sappiamo quanta consolazione abbiamo ricevuto dalla nostra mamma. E anche se siamo cresciuti, anche se la mamma non ce l'abbiamo più, ricordiamo la sua consolazione. E magari, ecco, ne sentiamo la mancanza.
La consolazione che opera una madre è particolare, nel senso che se una madre ha più figli, si rapporta con ciascuno in maniera particolare e sa come consolare ciascuno dei suoi figli. C'è un rapporto unico tra madre e figlio, tra figlio e madre, che è diverso tra i figli. Questo nell'ordine della natura, ma anche nell'ordine della grazia. Dicevo, Gesù ci ha donato una madre, ce l'ha donato sul Golgota, ha detto: donna, ecco tuo figlio. L'ha detto al singolare, non per escludere nessuno, ma per intendere che quella donazione era per ciascuno in maniera particolare. Ha scelto un momento particolare per questa donazione, il momento della croce. Si rivolge a lei col nome donna. E questo nome donna ci ricorda tante cose. San Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 4, al versetto 4, dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Questa parola donna ci ricorda la Genesi, quando nella maledizione per il serpente, quando per la donna si profilavano i dolori del parto, per l'uomo si profilava la fatica, c'è questo annuncio di salvezza, la donna. Questa donna, nuova Eva, che diventa l'annuncio della salvezza, l'annuncio della consolazione. Il primo annuncio di consolazione si ha proprio là. Maria diventa la consolatrice di questo genere umano. La troviamo ancora, questa donna. E ecco, anche oggi il Signore ce l'ha proposto. Nella storia di Israele ci sono delle donne che sono prefigurazione di questo ruolo di Maria, madre della consolazione, consolatrice degli afflitti, come noi la ricordiamo nelle litanie lauretane. Questa donna, che è la donna dell'Apocalisse, la donna vestita di sole. Questa donna che ha una missione particolare, ma dove attinge Maria questa sua missione? Nella seconda lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice, siamo alla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo primo, versetto 3 seguenti: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Questo testo San Paolo lo dice a noi. Ma
è rivolto anche a Maria. Maria può consolare, perché è stata consolata. E non è evangelico pensare che per Maria sia stato tutto facile. Maria ha avuto una missione particolare, quella di incarnare nel suo seno il Verbo. E questa sua missione l'ha vissuta nella dimensione della fede. Maria, come dice la Lumen Gentium nella parte riservata a Maria al capitolo 58, è stata pellegrina nella fede, e sappiamo che il pellegrino cammina, e quando cammina incontra difficoltà, incontra fatiche, incontra salite. Maria è stata pellegrina. Maria ha avuto bisogno della consolazione di Dio. Pensiamo, ecco, Padre Matteo parlava all'inizio di questo cammino della solitudine. Accennava ad alcune dimensioni della solitudine. Maria non era in una solitudine nata dal peccato. C'è una solitudine che nasce anche dall'assumere delle responsabilità. E forse ciascuno di noi ha provato in qualche momento della vita questo senso di solitudine, essere soli quando dobbiamo prendere delle decisioni. Maria riceve una proposta, è una proposta che sconvolge i suoi piani, per quanti santi siano, per quanti belli siano. E si trova sola a dover decidere. L'angelo dice: non temere. Maria sta nel silenzio, non comunica a nessuno questa notizia, neanche a Giuseppe. Ma c'è in lei la consolazione di una presenza, che è la presenza di questo Verbo dentro di lei che va crescendo. San Paolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Venite, adoriamo il Signore, prostriamoci davanti a Lui che ci ha fatti. Egli è il Signore nostro Dio. Concludiamo questa mattina questo breve seminario sulla consolazione. Concludiamo con la Santa Messa il ringraziamento a Dio di tutto quello che ha dato in questi tre giorni. Ogni dono viene dall'alto. Vogliamo ringraziare Dio della gioia che ci ha dato nello stare insieme, ma soprattutto della parola che ci ha dato. E in questo momento vogliamo chiedere al Signore perdono se non siamo stati sufficientemente presenti a Lui, se non abbiamo dato ascolto completamente alla Sua parola e soprattutto se non abbiamo esercitato
quel comando che Dio ci ha dato di essere consolatori dei nostri fratelli. Se abbiamo rattristato il fratello o la sorella nel nostro cammino, dobbiamo chiedere spesso questo perdono al Signore per tutti quelli che abbiamo contristato e non abbiamo consolato nel nostro cammino. E prendiamo spunto di questo giorno conclusivo per chiedere al Signore di essere consolatori dei nostri fratelli e mai dire o fare qualche cosa che possa contristare il fratello, che possa far piangere il fratello. O Signore, in questo momento vogliamo asciugare le lacrime di tutti quelli che abbiamo fatto piangere, e ne abbiamo fatto piangere tanti. Quanti hanno pianto per me, quanti hanno pianto per le mie parole, per i miei atteggiamenti. Signore, io ti chiedo perdono delle lacrime che ho fatto versare al mio fratello, alla mia sorella, nel mio cammino, cominciando da mio padre e da mia madre. E voglio prometterti di essere d'ora in poi consolatore dei miei fratelli nel cammino della vita, di dire parole buone, fare gesti buoni, di essere come proiezione di te, consolatore ottimo, di essere sempre sotto l'azione del tuo Spirito, che è il grande consolatore permanente della Chiesa e nelle anime dei credenti. Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirle. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli endemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscita di casa, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: tutti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predico anche là, per questi infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Quanta gioia nella casa della suocera di Pietro. Gesù viene a consolare Pietro, a consolare la suocera, a consolare tutti della famiglia. Gesù stende la mano e la solleva, quella povera inferma. Com'è bello
questo gesto, porgere la mano a chi è caduto, a chi è infermo, a chi non si può muovere, e ridare il sorriso, la gioia. Questo gesto toccante Gesù lo ripete altre volte. Ricordate quando porge la mano alla fanciulla morta, la prende per mano e dopo aver detto talità cum, la solleva e la consegna a suo padre e sua madre. Gesù passa spargendo consolazione, sia quando predica la verità, perché la verità illumina gli occhi, rallegra il cuore, sia quando libera dalla schiavitù del maligno, sia quando guarisce, sia quando ha una parola di consolazione nelle guarigioni spirituali, l'adultera, la Maddalena. Gesù semina consolazione, è venuto come aveva detto a Nazareth, citando il profeta Isaia, per consolare i mesti, per fasciare i cuori spezzati, per dare una corona di gioia invece di abito di lutto, per rimettere un canto di letizia sulle labbra invece del lamento. Per questo Cristo è venuto. E continua ancora il suo cammino sulla terra. Cammina fasciando le ferite, liberando, dando parole di speranza, guarendo, consolando tutti, perché egli è il consolatore mandato dal Padre, ed è attraverso il suo Spirito che egli guida la Chiesa su sentieri di combattimento e di consolazione, e guida ciascuno di noi, consolatore permanente dentro di noi, che rende sempre presente Cristo nella nostra vita e nel nostro cammino. Ecco, io sarò con voi sino alla consumazione del mondo. Il ministero che noi continuiamo a fare è il ministero di Cristo. È il tipico ministero di Cristo, consolare. Ministero del Padre che consola, ministero del Figlio che consola, ministero dello Spirito Consolatore, ministero nostro. Dobbiamo essere coscienti della grandezza di questo ministero. Noi amministriamo la consolazione che viene da Dio. Non diamo una consolazione nostra, come diceva Giussi poco fa. Noi siamo canali vuoti che attingiamo da Dio e diamo la consolazione di Dio agli uomini. L'unica consolazione che può far sentire agli uomini la presenza del Signore, ossia che Dio è l'Emmanuele, Dio con noi. Cosa abbiamo fatto in questi giorni? Una carrellata su quello che abbiamo fatto. Mi vengono in mente le parole del profeta Malachia. Abbiamo scritto un libro, il libro della consolazione. Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome.
Abbiamo scritto un libro, noi timorati di Dio. Abbiamo parlato tra di noi. Sono intervenuti tutti. Siete intervenuti voi che avete frequentato il corso, tutti, attraverso i simposi, discorrendo dei 12 pozzi, delle 12 sorgenti di Elim. Hanno parlato tutti quelli che sono stati chiamati a svolgere un ministero in campo diocesano. Ho voluto appunto che sentisse questa, così, questa assemblea la voce di tutti i responsabili. Ha parlato Enzo, ha parlato Giussi, ha parlato Bene, ha parlato Alfredo, doveva parlare Liliana sull'annunzio delle beatitudini oggi. Così ho voluto che tutti intervenissero secondo il loro specifico settore in questo seminario, e dovrebbe essere sempre così. Ho voluto dare uno stile al cammino dei ministeri. I ministeri vanno esercitati insieme, cioè con l'apporto di tutti, perché sia un cammino omogeneo. Lo schema è lo schema di un libro che tutti voi con me avete scritto e che speriamo entro l'anno di darvi in mano. Siamo partiti dalla solitudine, il grande problema sociale, problema del secolo. Una solitudine senza Dio e una solitudine con Dio. La solitudine mistica nel cammino di perfezione, che però non è meno cruciante nella solitudine senza Dio. E Dio interviene nella consolazione senza di Lui, innestando l'uomo nel mistero della croce, calandosi nella solitudine umana, riempiendo di se stesso, nella sua presenza, nella Chiesa, la solitudine dell'uomo che vaga, che cerca in alto, con le sette esoteriche, una consolazione che cerca in basso, con l'edonismo, la propria consolazione, che cerca in se stesso di consolarsi con l'autosalvamento, con livelli di coscienza superiori. Ma tutte le vie dell'uomo sono fallimentari, soltanto Cristo. Soltanto Dio può consolare l'uomo, come già detto nelle Scritture, io solo sono il tuo consolatore. E se lo dice Dio, dobbiamo crederci. Nella solitudine mistica che abbiamo appena sfiorato, Dio si nasconde, ma Dio si nasconde pedagogicamente, vuole purificare nella notte dei sensi, nella notte dello spirito. Ma il cruce dell'uomo è molto più forte. Nell'uomo di Dio il cruce è più forte che nell'uomo del mondo, perché la nostalgia di Dio, il desiderio di Dio è più vivo. E Dio non si vede, Dio non si sente, ma Dio è presente. È presente nell'uomo che lo cerca,
Dio consolatore dell'uomo, Dio Padre consola, Dio Figlio consola, Dio Spirito Santo è consolatore permanente. E poi abbiamo parlato della consolazione umana. L'uomo è chiamato a consolare con Dio. Noi abbiamo il ministero di Dio. Dio si serve di noi per consolare. Siamo noi ad avere il ministero del Padre, il ministero del Figlio, il ministero dello Spirito. Un ministero tremendo che va assolto con impegno, con amore, con diligenza, con attenzione, perché sia Dio a consolare l'uomo. Abbiamo parlato della consolazione umana, terrena, diabolica, e della consolazione divina. Noi siamo i consolatori che prendono l'acqua della consolazione dal cuore di Cristo. Non attingono acqua da altre sorgenti. Abbiamo visto che la consolazione divina passa attraverso la croce. Tutto il mistero della croce si parla di consolazione. Bellissimo testo di Paolo ai Corinzi, seconda lettera, primo capitolo, dove la parola paraclesis, consolazione, si coniuga una decina di volte con le altre due parole, sofferenza e tribolazione. Perché la consolazione di Dio passa attraverso la tribolazione che ci associa a Cristo attraverso la sofferenza con cui noi compiamo il mistero della redenzione. Le beatitudini ci presentano il volto di Cristo. L'uomo è beato quando associato a Cristo e proiettato verso il futuro, ripete in sé le beatitudini di Cristo. Povero, mite, umile, misericordioso. L'uomo è consolato qua giù, è felice qua giù, quando ripete Cristo. Povero, Cristo mite, Cristo umile. La vita dell'uomo si trasfigura nella vita di Cristo. E già abbiamo qui la consolazione nostra come speranza, che ci incita alla perseveranza fino alla fine, quando vedremo il volto di Cristo e quando la nostra consolazione sarà completa, perché la sofferenza e la tribolazione si muteranno nella gloria. Diceva Pietro, io partecipe della sofferenza di Cristo, sarò anche partecipe della sua gloria. Ma dove l'uomo attinge la sua consolazione qua giù? Il mistero della croce è il mistero delle acque amare. Il legno della croce addolcisce le acque di Mara e guarisce le malattie dell'uomo, la malattia della solitudine, perché la malattia margine l'uomo. Ma una volta guarito, l'uomo arriva ad Elim, alle 70 palme, alla comunità. Le palme sono la comunità, gli anziani che assistono Mosè
il governo. Sono gli anziani che salgono con lui sulla montagna per mangiare e bere con il Signore. Sono i 70 anziani che assistono il sacerdote sommo all'altare come fusti di palma eletto e all'ombra della comunità che noi beviamo alle sorgenti di Elim. Elim è un'oasi, la comunità è un'oasi, dove ci riposiamo. C'è una sorgente profonda, il cuore di Cristo, da cui escono 12 bocche, 12 sorgenti. Sono le acque della vita che si colorano diversamente secondo i pozzi da cui escono. Abbiamo parlato delle 12 P. Pozzo primo, pozzo secondo, pozzo terzo, pozzo quarto. Così preghiera, parola, penitenza, presenza, parosi, tutti P. E abbiamo invitato nei simposi ad attingere l'acqua. L'acqua è diversa da una sorgente all'altra, però fondamentalmente scaturisce dalla sorgente profonda che è il cuore del Signore, perché è dal cuore di Cristo che esce l'acqua della consolazione, l'acqua dello Spirito. Questa mattina abbiamo presentato per bocca di Giusi la consolatrice, Maria. Ha detto bene che Gesù ci ha svelato il Padre, ma ci ha dato una madre, la madre della consolazione. La consolazione di Dio tutta riposa nel cuore di Maria. E Maria è la consolatrice che accompagna il popolo nel cammino. Mancano ancora alcuni spunti per completare il libro. E questa mattina voglio così brevemente accennare a quest'ultimo dettaglio, a quest'ultimo capitolo, perché il libro è composto in tanti capitoli. Nove capitoli come quanti sono i cuori degli angeli. Perché sono gli angeli i consolatori degli uomini. Oggi gli angeli, questi sfrattati dalla cultura umana, cominciando dall'illuminismo, questi sfrattati dalla cultura teologica, sono venuti alla ribalta. Nel desiderio dell'invisibile che oggi si è riacceso negli uomini, i quali hanno tentato una via diversa da quella di Cristo, sono venuti in campo gli angeli, non che noi avevamo bisogno dell'esoterismo per puntare gli occhi sugli angeli. La tradizione cattolica sempre si è presentata agli angeli, la liturgia ci ha fatto sempre ricordare gli angeli, basta leggere le scritture, è tempestato di angeli. Più di 300 volte le scritture parlano di angeli, se leggete le concordanze bibliche trovate 300 volte la voce angeli, troviamo angeli dovunque, come vedremo, però è un poco stato dimenticato.
gli esoterici hanno pensato a svegliare, a tirare l'attenzione su questo mondo invisibile, abitato da angeli. Ma quali angeli sono? Sono gli angeli decaduti. Ho letto 3 libri sugli angeli. Ho letto diverse opere sugli angeli. Ma c'è una grande confusione e una grande tentazione. Soprattutto questi ultimi libri che sono usciti sugli angeli sono scritti da angeli decaduti in collaborazione con i ministri visibili degli angeli decaduti. In un libro c'è un doppio nome scritto da Aziel e dal nome, cioè Aziel è un angelo decaduto e poi il suo ministro che scrive sotto l'influsso dell'angelo decaduto. Tutti questi libri che oggi vanno in circolazione, editi dalle scuole esoteriche, che parlano degli angeli, dovete pur sapere che sono angeli decaduti. Le preghiere che vengono là, scritte in modo che possono essere lette e pregate, sono preghiere composte da demoni. Per cui stiamo molto attenti alla produzione libraria, oggi, dove si parla di angeli. Sono pochi i libri che parlano correttamente sotto il profilo teologico degli angeli. Ma tutti questi libri che sono così in giro, che parlano degli angeli, non parlano esattamente degli angeli, ma il più delle volte gli angeli di cui si parla e per i quali siamo invitati a pregare per avere protezione sono angeli decaduti, sono demoni. Però resta sempre vero che l'angelo è il nostro compagno nella vita. E vogliamo approfittare di questo risveglio che c'è per ora in giro, di questa attenzione a queste creature invisibili, per riprendere quello che la tradizione ci dice, quello che la Chiesa ci insegna, e per guardare questi nostri compagni invisibili, consolatori nostri nel cammino della vita. Tutta la scrittura è piena di angeli. Tutta la vita cristiana è piena di angeli. Non abbiamo bisogno degli esoterici per guardare ai nostri consolatori invisibili. Però vogliamo guardare a loro nella luce della verità, nella luce della rivelazione, non nella luce che ci viene dalla tenebra, dal mondo tenebroso che sta sotto, ma dalla luce che scende dall'alto. Gli angeli li troviamo nel paradiso terrestre. La prima pagina della scrittura si presenta gli angeli. Ma l'ultima pagina della rivelazione, della scrittura, è tempestata d'angeli, pensata all'Apocalisse, tutti angeli, tutti gli angeli in festa che cantano, miriade e miriade di angeli, troni, potestà, dominazioni, e vegliardi, gli spiriti dei 4 gli esseri viventi, tutti angeli sono. Tutta la scrittura è permeata dagli angeli, perché Dio ha posto il ministero nei nostri riguardi in mano agli angeli.
sono i ministri di Dio al nostro riguardo. Dio ci ha dato gli angeli, ci ha dato gli angeli, sono i ministri di Dio nel cammino della vita. Ognuno di noi è il suo angelo custode. Non credete all'ultimo libro, il tuo angelo custode, scritto da Aziel, da un demonio. Quello non è un angelo custode, è un demonio. Ma l'angelo custode noi l'abbiamo. L'angelo di Dio. Io metterò un angelo davanti a te che ti conduca nella vita e ti produca nella terra promessa. Il buon angelo che Dio ci ha dato. Pensate agli angeli appena qualche accenno, perché il tempo corre. Agar, vi ho parlato di Agar, disperato nel deserto, Ismaele sta morendo, Dio scende, manda un angelo che consola e salva. Abramo vede tre angeli e ne adora uno. Sono l'ombra di Dio, un lettrino. C'è l'angelo con Gedeone. C'è l'angelo con Mosè. Ci sono gli angeli con Sansone. Ci sono tanti angeli nella vita di questi grandi uomini che hanno condotto Israele. Ezechiele è sempre con gli angeli. Isaia vede gli angeli nel Tempio, i serafini. L'angelo che consola Tobia, Raffaele, lo conduce lungo la strada, lo salva dal pesce, caccia Asmodeo, consola Tobia, il vecchio. Ma c'è un angelo particolare a cui noi vogliamo guardare, fortunato angelo, grande certamente, non sappiamo il nome, è l'angelo che consola Gesù. Se Dio Padre manda gli angeli, manda Gabriele a Geremia e a Daniele, manda Raffaele a Tobia, manda tanti angeli, chissà chi è quest'angelo che ha mandato a suo figlio Gesù nel Golgota, cioè nel Getsemani. Gesù in agonia, il padre ha pietà di suo figlio e gli porta il peso del mondo. Le solitudini degli uomini sono su di lui. Tutti lo hanno abbandonato. Pietro lo ha rinnegato, lo rinnegherà, lo vede, lo sente. Giuda, suo confidente, suo amico. Era un amico particolare di Cristo, Giuda. Era un confidente, un fiduciario. Puntava tanto su di lui e lo tradisce. Gli apostoli fuggono, è solo. Le folle lo abbandonano, sente già in anticipo e crucifige, crucifige. Anche il padre lo sta abbandonando. Sente tutto il peso del mondo, goccia sangue dalla fronte, ma il padre ha pietà di suo figlio e manda l'angelo consolatore. Aveva mandato gli angeli,
nel deserto, dopo le tentazioni del maligno, gli angeli lo sopravvivono, ma qui manda un angelo particolare che consola Gesù, beato angelo, che arriva a consolare Gesù, a rialzare Gesù, a dare forza a Gesù per compiere la volontà del Padre. Il Signore manda gli angeli accanto a noi, che anche la nostra vita sia tempestata di angeli. Abbiamo l'angelo custode, ma abbiamo tanti angeli. C'è l'angelo della famiglia, l'angelo tutelare, invocatelo. Ci sono gli angeli dell'Eucaristia, a migliaia, dove c'è il tabernacolo, lì ci sono gli angeli che consolano Gesù, fanno compagnia a Gesù che è rimasto solo nei tabernacoli. Troviamo angeli nella città. Ricordate San Francesco, che incontrava angeli alla città di Arezzo, incontrava anche demoni. La città di Palermo ha tanti angeli, gli angeli che custodiscono la città, perché tutto è messo nel ministero degli angeli, sono a servizio degli uomini, delle popolazioni, e tutelano gli interessi di coloro che sono sotto la loro protezione. Dovunque troviamo angeli, ricorriamo anche a questi compagni invisibili, essi ci consolano nel nostro cammino. Possiamo anche sentirli vicini, tante volte essi ci illuminano, tante volte essi ci guardano, siamo sensibili al loro ministero. Comunque abbiamo noi dei consolatori accanto a noi, teniamolo conto del cammino della vita, perché attraverso il ministero degli angeli che il Signore ci consola. E diventiamo anche noi angeli consolatori dei nostri fratelli. Facciamo come gli angeli, a gara, a consolarci gli uni gli altri nel cammino della vita. Camminiamo intanto perché Dio è con noi e annunziamo a tutti che la salvezza è venuta e che tutti Dio ci chiamano a un'altra dimensione, alla dimensione in cui egli si svelerà ai nostri occhi. Allora saremo insieme con gli angeli in cielo, i santi in paradiso sono insieme con gli angeli, forse sono più gli angeli che i santi in paradiso, sono milioni, forse miliardi di spiriti angelici. Ma cerchiamo durante il nostro cammino di guardare i nostri angeli e di conversare con i nostri angeli e domandiamo a loro che ci aiutino a consolare gli altri, a porgere anche agli altri come fanno loro un bicchiere di acqua e un tozzo di pane. Guardate, ci sono tanti fuggiaschi, ci sono tanti assetati. Dice il profeta Isaia 19, prendete il pane, attingete l'acqua, portate il pane ai fuggiaschi, portate l'acqua agli assetati. Fratelli e sorelle, nel mondo manca il pane, nel mondo manca l'acqua, il pane di Dio, la parola, l'acqua di Dio.
spingiamo alla fonte, prendiamo delle mani di Gesù, il pane, attingiamo del suo cuore l'acqua, dello spirito, l'amore, e portiamo agli uomini questo pane, questo, quest'acqua, perché non vengono bene nel cammino. Siamo i consolatori dei nostri fratelli, noi che siamo stati consolati da Dio. Amen. Convocate dello Spirito Santo, in questo giorno consacrate al Signore, noi che ci siamo incontrati con Cristo, Consolatore, chiediamo al Signore di attingere da Lui la consolazione e di portarla ai nostri fratelli nel cammino della vita. Diciamo insieme: donaci, o Signore, lo spirito di consolazione. Signore, noi consolati dal tuo Santo Spirito, chiediamo di poter consolare i nostri fratelli che sono in cammino, perché vedano la verità e gustino l'amore che scende da te. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di essere portatore di pace sul sentiere di giustizia e di amore. Per questo noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di essere portatore di gioia in questo mondo sconvolto dalla violenza, dal sopruso e dall'inganno. Ti chiediamo, Signore, di essere portatore di verità, portatore di amore, in mezzo a un popolo che chiede di vedere e chiede di gustare ciò che giova alla sua salvezza. Signore, per questa comunità nostra e per tutte le nostre comunità, per tutti i movimenti ecclesiali presenti nella nostra Chiesa, perché siano compatti nel predicare Cristo e in preparazione al congresso eucaristico trovino nell'Eucaristia la fonte della consolazione, noi ti preghiamo. Ognuno di noi faccia un'intenzione particolare.